Mi sentite, mi vedete, ok? Tutto a posto, buona presentazione. Ok, si vede giusto anche la presentazione? Sì. Assolutamente. Perfetto. Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, anche buongiorno. Grazie a nome di CGD per l'invito a questa edizione web di Metterra legata al settore alimentare. Oggi parleremo di cogenerazione come leva competitiva appunto in questo settore così importante dal nostro punto di vista. Mi presento Stefano Malagò, all'interno di CGT come area manager mi occupo dello sviluppo commerciale di progetti per la realizzazione di impianti, cogenerazione appunto. Come sappiamo all'interno del mercato la cogenerazione sta assumendo sempre di più un ruolo importante sia come tecnologia ma sia anche come valorizzazione in qualche modo della generazione distribuita, quindi è diventata un po' il perno della transizione energetica a livello europeo, sia a livello europeo ma anche di sistema paese. Per questo riteniamo che la scelta del partner energetico sia fondamentale, poiché troppo spesso il mercato magari pondera le valutazioni di acquisto dando attenzione alla parte di impianto, ma magari un pochettino meno su quelle che sono le caratteristiche del partner che dovrà lavorare al suo fianco per diciamo tutta la vita utile dell'impianto. Una breve introduzione su chi è CGT. CGT fa parte del gruppo Tesia. Il gruppo Tesia ha al suo interno altre realtà come CGT che sono dealer, Caterpillar, diciamo nei territori di riferimento. Parliamo nello specifico di Technox Group per quanto riguarda l'area dei Balcani e di Stete Finanzauto per quanto riguarda la penisola di Ibiza. Quindi come CGT la dealership Caterpillar dura ormai da più di 85 anni, è nata da una famiglia italiana, così come appunto il gruppo Tesia che ormai è sviluppato su tutto il territorio, tutta l'area del Mediterraneo. Qualche numero, possiamo diciamo, vantare oltre 1,1 miliardi di fatturato, impieghiamo, il gruppo Tesia impiega più di 2.800 dipendenti e siamo presenti in più di 15 nazioni con più di 90 diciamo siti presenti su tutti i territori. CGT si vuole proporre come un partner, non come un semplice fornitore, quindi analizza, progetta, dimensiona, realizza impianti chiave in mano, quindi dall'iter autorizzativo fino al commissioning, senza dimenticarsi chiaramente tutta la manutenzione full service nell'impianto per tutta la vita utile. E non ultimo il monitoraggio e quindi la garanzia delle prestazioni con un servizio Energy Report sviluppato internamente di cui vi mostrerò qualche slide e qualche particolarità più avanti. Faccio giusto una brevissima introduzione per chi magari segue questi argomenti per la prima volta, sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che avrà già sentito parlare di cogenerazione, qualcuno che magari ha già anche avuto esperienza in qualche realizzazione, ma anche, magari anche chi ha le prime armi, per così dire. Rapidamente, in ogni caso, stiamo parlando di una produzione combinata di energia elettrica ed energia termica, che poi a sua volta può essere trasformata anche in energia frigorifera tramite l'utilizzo di un assorbitore frigorifero. Normalmente, e nel nostro caso, si parla, il cuore del cogeneratore è il motore a combustione interna. La cogenerazione è quella tecnologia che porta un risparmio di energia primaria, inteso come quell'energia che si sarebbe consumata per produrre lo stesso quantitativo di energia elettrica ed energia termica, prelevando appunto questi vettori energetici dalle fonti tradizionali. Questo risparmio di energia primaria è denominato PES, appunto Primary Energy Saving, e nella stragrande maggioranza dei casi raggiunge valori che possono anche superare il 30% della spesa energetica cioè come risparmio di energia primaria. Nella mia presentazione vorrei portare alla luce quelli che sono stati un po' tre nostri casi nello specifico nel settore alimentare, quindi quali sono le particolarità di ciascuno di questi impianti e come CGT è stata e sarà al fianco di questi clienti appunto nella realizzazione e poi nella manutenzione degli impianti.
Il primo di questi è Orto Verde. Orto Verde è una società consortile agricola per azioni, una realtà che è fortemente radicata nel territorio marchigiano, che dal marzo del 2007, quindi 2007, produce e commercializza verdure surgelate sotto forma di semi lavorati per la trasformazione industriale. L'azienda opera sia nel mercato nazionale che internazionale, producendo e distribuendo vegetali naturali surgelati destinati a diversi mercati, sia alla GDO che all'industria, al retail, clienti della ristorazione e quant'altro. Produce sia per conto terzi ma anche delle linee a marchio proprio. Lavora 6.000 ettari di superficie, quindi di superficie coltivata su base annua, producendo circa 50 tonnellate di prodotto all'anno. Quali sono i valori che Orto Verde ha condiviso e condivide con CGT? Valori e le sfide in qualche modo, no? Quindi, prima di tutto la competitività, il mercato di riferimento è sicuramente molto competitivo, come per esempio quello della DDO. La crescita dei costi di produzione ha di sicuro inciso sulla scelta di diventare un'azienda, cioè di aumentare la propria competitività. E poi l'obiettivo di Orto Verde, uno degli obiettivi, è quello di mantenere comunque il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. In secondo luogo, il rispetto dell'ambiente. Da sempre Orto Verde ha una politica ambientale molto attenta, una gestione del processo orientato a minimizzare l'impatto ambientale in termini di emissioni di CO2, il tutto chiaramente nell'ottica della più alta sostenibilità dei propri processi produttivi. E poi Orto Verde vuole essere un riferimento territoriale, non da ultimo appunto l'azienda ha, come dicevo prima, forti legami con il territorio, sorge in un contesto agricolo ed è convinta che la qualità dei propri prodotti nasce poi dalla loro vita. L'impianto, l'impianto come è nato? Abbiamo analizzato il processo produttivo, quindi il nostro approccio è sempre quello, possiamo dire, consulenziale, quindi ci si siede a tavolino con il cliente, si analizza quelli che sono i vari passaggi del processo produttivo e si fa una sorta di valutazione delle necessità energetiche del processo, quindi ogni step ha i suoi fabbisogni in termini di vapore, che può essere vapore, acqua calda, acqua fredda e quant'altro, e quello che CGT fa usualmente con i suoi clienti è la comprensione dei fabbisogni e dei vettori energetici richiesti, individuando quella che è poi la soluzione che meglio si presta a soddisfare questi fabbisogni. Nel caso di Orto Verde, l'impianto dimensionato è un impianto di trigenerazione con produzione di energia elettrica, di vapore saturo a 12 bar e acqua calda a 90 gradi e acqua fredda a meno 10 gradi. Il freddo utilizzato nel packaging è ottenuto per mezzo di un gruppo frigorifero ad assorbimento d'ammoniaca alimentato con l'acqua calda proveniente dal raffreddamento del motore che non viene utilizzata nel processo di cottura. È stato redatto uno studio di fattibilità dettagliato, tecnico ed economico e sono stati presentati i risultati di questo studio al cliente con tutte le relative analisi di sensitività per validare, permettere al cliente di valutare la bontà dell'operazione. In sostanza, come dicevo prima, la formula è totalmente chiave in mano e su misura, quindi disegnata ad hoc per le necessità. L'impianto in questione è un impianto da 1200 kW elettrici, produce circa 750 kg/h di vapore a 8 bar, recupera acqua calda per 740 kW sotto forma appunto di acqua calda a 90 gradi, parte della quale può essere trasformata in energia frigorifera per un massimo di 340 kW a meno 10 gradi. Dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni superiamo sia dal punto di vista elettrico che termico il 60% del soddisfacimento della domanda. E dal punto di vista economico il payback è sicuramente molto interessante, nel senso che è di poco superiore ai 2 anni e permette un risparmio in bolletta che supera di quasi il 36%.
Non da ultimo, questo è un impianto che permette un risparmio di CO2 di 2000 tonnellate all'anno, un numero sicuramente molto 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 importante, che vedremo verrà poi ribadito anche sugli altri impianti, sulle altre realizzazioni. Il secondo progetto di cui vi vorrei parlare è il progetto realizzato presso la società Princess, società del gruppo Mitsubishi. L'eredità di Princess nella produzione risale alla metà del Novecento, quindi 1946. Ad oggi hanno 14 siti di produzione di cibo, bevande, olio commestibile, ben avviati in tutta Europa, ma non solo, perché vantano anche strutture internazionali. Nello stabilimento dove è stato realizzato questo progetto, nello stabilimento di Foggia, lavorano la stragrande maggioranza dei pomodori freschi locali. E si tratta di uno degli stabilimenti più moderni ed efficienti in impianti di lavorazione. Diciamo. La società si è data l'obiettivo ambizioso, in termini di produzione, di raggiungere un livello di sostenibilità molto elevato. Come abbiamo lavorato con Princess? Abbiamo analizzato anche in questo caso i profili elettrici e termici, abbiamo selezionato quella che era la taglia ottimale del cogeneratore, verificando il maggiore utilizzo che si ha nei regimi di funzionamento estivi, dove diciamo la società, l'azienda è impegnata nella cosiddetta campagna pomodoro, quindi andando ad adattare quelle che erano esigenze di stabilimento, i fabbisogni di stabilimento a quello che un impianto di cogenerazione era in grado di dare. La soluzione, o meglio il dimensionamento, è stato realizzato in funzione da massimizzare quelle che erano le ore di esercizio, quindi si ha un grosso picco nella fase invernale, ma scusate, nella fase estiva, ma un diciamo un funzionamento più ma un carico base più basso nella restante parte dell'anno, per cui l'impianto è stato dimensionato per garantire uno zoccolo durante tutto l'arco dell'anno. Un'altra particolarità di questo impianto era la disposizione proprio logistica del package di cogenerazione, quindi gli spazi erano ristretti e abbiamo sviluppato un container su misura con un ridotto ingombro in pianta, per minimizzare l'ingombro in pianta, con caldaie a vapore e accessori il più possibile montati in copertura al container. Impianto chiave in mano, che in questo caso interconnessioni complete, quindi interconnessione elettrica in bassa tensione con lo stabilimento e meccanica idraulica, quindi vapore, acqua calda, acqua fredda, vapore e acqua calda con lo stabilimento. E altro aspetto sfidante di questo progetto erano le tempistiche. I tempi erano piuttosto stretti e abbiamo elaborato un cronoprogramma molto dettagliato, condiviso con il cliente, per procedere in parallelo sia con i lavori di officina che con i lavori in sito, per poi arrivare a realizzare l'impianto nei tempi prefissati. Questo invece è la rappresentazione del processo produttivo. Princess ha una centrale termica con 12 generatori di vapore, ciascuno da 20 tonnellate ora di vapore. In agosto, anno, come dicevo prima, è la fase diciamo più energivora, nel senso che hanno un consumo termico di picco pari a circa 50 gigawattora termici di vapore, legato appunto alla campagna pomodoro, per cui questa differenza tra il regime estivo, chiamiamolo così, e il regime invernale porta ad avere un risparmio che diciamo a livello su base annua è relativamente basso, ma quindi la base annua raggiunge circa il 7,5%, mentre se andiamo a calcolare invece il saving durante i mesi fuori campagna, quindi 9 mesi fuori campagna, il saving si attesta intorno al 35%. L'energia termica, appunto autoprodotta, raggiunge il 5%, nel senso che la richiesta estiva è molto 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 elevata, mentre dal punto di vista elettrico comunque raggiungiamo quasi il 40% del fabbisogno elettrico annuo di stabilimento. L'impianto è un impianto da 800 kW,
produce circa 540 kWh di vapore 11 bar e acqua calda 439 kWh di acqua calda. Anche in questo caso il payback è sicuramente interessante e supera di poco 2 anni e mezzo. Altro aspetto molto importante, come dicevo prima, anche questo impianto consente un notevole ritorno a livello di immagine e di sostenibilità, consentendo di risparmiare 1100 tonnellate di CO2 all'anno. Terzo ed ultimo esempio che vi vogliamo illustrare è quello che riguarda il pastificio Pericetti. Il pastificio Pericetti è una società a conduzione familiare che sviluppa la propria attività ormai da più di un secolo, direi, nel cuore delle Dolomiti, nella Val di Fiemme. La filiera è molto corta, in quanto l'azienda si approvvigiona direttamente dai produttori di grano e da sempre sostiene la produzione bio, cosiddetta bio, ed ecosostenibile, ad esempio eliminando la plastica dal proprio package, utilizzando packaging 100% in carta. In questo progetto il fatto che, diciamo, la particolarità è legata al fatto che il cliente aveva la necessità di realizzare nuove linee produttive nello stesso periodo in cui aveva intenzione di installare l'impianto di cogenerazione, per cui lo studio ha comportato un'analisi molto, molto dettagliata, perché presso Pericetti andremo ad installare un secondo impianto, entrambi da 600 kW ciascuno, in modo tale da seguire quelle che sono le esigenze del processo produttivo, quindi i cambiamenti del processo produttivo. Quindi anche in questo caso il confronto è sicuramente un elemento fondamentale, la personalizzazione del progetto soprattutto sono elementi che ci contraddistinguono. Anche in questo caso, per rispettare i tempi piuttosto ristretti, abbiamo elaborato un cronoprogramma dettagliato condiviso con il cliente, e dal punto di vista del processo l'impianto è stato dimensionato per recuperare sia l'acqua calda ad alta temperatura che a bassa temperatura. L'acqua calda a bassa temperatura viene utilizzata nella fase di impasto, per le unità del reparto di impasto, mentre l'acqua calda ad alta temperatura viene utilizzata insieme all'acqua refrigerata, viene utilizzata nelle unità, nei reparti di trapilatura e essiccazione termica. Il recupero termico dai fumi, dai gas esausti del motore, viene utilizzato per produrre acqua surriscaldata a 135 gradi per la fase di cottura. L'impianto è appunto costituito da inizialmente una macchina, poi due macchine da 600 kW elettrici, consente un soddisfacimento del fabbisogno elettrico che supera il 60% e un soddisfacimento del fabbisogno termico che invece raggiunge il 35%. Come negli altri due casi visti precedentemente, il payback e i risparmi economici sono assolutamente interessanti. Anche in questo caso siamo di poco sotto i 2 anni e mezzo e un risparmio energetico in bolletta che si aggira intorno al 26%. L'ordine di grandezza delle tonnellate di CO2 risparmiata è sempre molto interessante e raggiungiamo in questo caso le 1900 tonnellate all'anno. Dunque, queste che abbiamo visto sono degli esempi di realizzazione. CGT, come dicevo prima, oltre alla realizzazione chiavi in mano, quindi dall'inizio alla fine, si occupa anche della manutenzione full service dell'impianto, ma anche del monitoraggio in continuo delle performance e della produttività dell'impianto. Quindi attraverso il nostro servizio Energy Report, che è un servizio che abbiamo sviluppato completamente all'interno di CGT, quindi un software di monitoraggio, andiamo ad analizzare in continuo i nostri impianti, monitorando quelli che sono i parametri di produttività e redditività, quindi funge in qualche modo da archivio dei dati energetici dell'impianto e fornisce tutti gli indicatori utili ad una valutazione delle performance, una valutazione anche dei risultati economici derivanti dall'esercizio dell'impianto. Il servizio poi prevede lo sviluppo di un report di bilancio annuale nel quale CGT fornisce un'analisi dettagliata dei risultati e offre una consulenza anche per l'eventuale miglioramento delle attività di gestione e conduzione dell'impianto. Vi ho riportato di seguito alcune videate
di esempio del, di questo, de, del portale Energy Report, si può fare un'analisi di, diciamo, di, con, per un periodo selezionato che può andare per tutta la, la, la vita utile dell'impianto, ma può essere selezionato un periodo, differentemente un periodo di un anno, di una settimana, anche di un giorno, fino a scendere a un dettaglio quarto orario dei dati monitorati, e si ha in una prima vista un colpo d'occhio sui principali parametri energetici ed economici, quindi per esempio le tonnellate di CO2 risparmiate in quel periodo, il margine operativo lordo di esercizio, o adesso quando si vede il margine operativo netto, per esempio il netto dei costi di manutenzione, e il risparmio maturato. La cosa interessante è che al di sotto del dato, diciamo, relativo a quel periodo selezionato, vi è la proiezione annua del dato che si vuole visualizzare. Un'altra particolarità è il colpo d'occhio che viene dato, per esempio, sulle prestazioni, quindi sul rendimento della macchina, dell'impianto, sia elettrico che termico, che poi chiaramente totale come, come somma dei due contributi. La fascia verde indica che il valore di rendimento si trova all'interno della tolleranza ISO, definita da, da normativa.ISO, mentre la soglia gialla e la soglia rossa indicano, come dire, delle soglie di attenzione a valle delle quali si può valutare di andare ad intervenire. Mentre per quanto riguarda la produzione e le proiezioni, questi grafici mostrano sempre all'interno di un periodo prefissato quelli che sono i dati di produzione elettrica, termica, quindi sotto forma di vapore, acqua calda, acqua fredda, alta temperatura o bassa temperatura. Qui all'interno poi chiaramente si ritrovano tutti i dati monitorati e misurati sull'impianto, quindi a seconda anche della configurazione poi si avranno visualizzazioni diverse, e si ha anche un'idea di quelle che sono le proiezioni dei valori, cioè della, sì, le proiezioni della, della stessa grandezza su base annua rispetto anche a quelle che sono gli obiettivi che, di programmazione che il cliente si è dato. Per concludere, i nostri clienti apprezzano la nostra capacità di essere un partner affidabile, quindi di andare oltre alla semplice realizzazione di un impianto di cogenerazione. Come dicevo prima, l'approccio consulenziale, la possibilità di avere, di trovare un CGT, un partner che possa collaborare, stare al fianco del cliente per realizzare l'impianto nel suo complesso dall'alto. CGT poi non si occupa solamente di realizzare nuovi impianti, ma è in grado di sviluppare progetti per intervenire su impianti esistenti. Ci occupiamo per esempio di revamping, quindi analisi prestazionali dell'impianto in funzione, dell'impianto esistente. Ci siamo occupati anche del rifacimento solo di alcune parti di impianto. Ci occupiamo anche di ottimizzazione energetica, quindi miglioramento dell'assetto dei recuperi termici, dell'interfaccia tra l'impianto e il processo del cliente, fino ad arrivare alla conduzione con garanzia di prestazioni. Gestiamo impianti sui quali diamo garanzia delle performance e della disponibilità in modalità cosiddetta share saving, quindi con un incentivo bonus malus appunto legato alla gestione. Quest'ultimo approccio è un qualcosa che porta normalmente ad un miglioramento significativo del risparmio economico per il cliente, che può arrivare anche ad ordini di grandezza molto 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 importanti. Io vi ringrazio, vi lascio qua in basso a destra i miei recapiti, i miei contatti, per qualsiasi cosa, anche per qualsiasi domanda resto disponibile. Sì, è arrivata una domanda che le ho girato, eventualmente se le chiedo la cortesia di fermarsi così posso eventualmente riproporgliela fra poco, perché adesso siamo arrivati all'ultimo intervento, Andrea Mattioli, adesso di Energy Facility, che ci parlerà di una case history sul monitoraggio energetico di un sito terziario per perdite di aria compressa nel sito industriale. A lei la parola. Aspetti che non la sento. Aspetti.
Vediamo perfettamente, ma non riesco a sentire. Ah, adesso ho attivato il microfono, perfetto. Allora, io vi parlerò di due esperienze concrete, di due casi concreti che abbiamo avuto. Uno è il monitoraggio energetico di un sito commerciale, l'altro invece è la ricerca perdite su uno stabilimento industriale nella linea di aria compressa. Allora, cominciamo dal monitoraggio energetico di un sito commerciale. Innanzitutto, quello che si può dire è che l'energia si risparmia in due modi. Uno, gestendo bene i consumi che uno ha senza fare investimenti. Due, facendo investimenti e quindi andando a sostituire macchinari con macchinari più moderni, meno obsoleti e quindi più performanti da un punto di vista energetico. In quello che noi vi mostreremo, invece, noi non abbiamo fatto investimenti e non abbiamo chiesto al nostro cliente di fare investimenti, ma abbiamo solamente gestito con un sistema di monitoraggio energetico la tecnologia che il cliente aveva installato. Quindi noi quello che abbiamo fatto è abbiamo installato su questo sito commerciale un impianto di monitoraggio. Abbiamo monitorato 11 linee trifase e 35 linee monofase, abbiamo installato delle sonde ambientali con rilevazione di temperatura, umidità e luminosità e poi attraverso sensori ottici abbiamo letto i contatori dell'energia elettrica messi a disposizione dal fornitore. Tutti i dati provenienti da questo sistema sono disponibili via cloud. Quindi gli output energetici poi sono stati raccolti su base oraria, giornaliera e mensile e abbiamo elaborato dei report per rendere il più possibile fruibili questi dati in modo da poterli interpretare e individuare quelle azioni che fanno risparmiare energia. Infatti, una premessa, un sistema di monitoraggio non è che fa risparmiare energia, sono le azioni di efficientamento che una volta individuate vengono implementate che fanno risparmiare energia, non il sistema di monitoraggio. Quindi, ecco, questi sono i dati, diciamo, di consumi del sito che abbiamo monitorato. Prima dell'intervento 2018 il sito consumava 930.000 kWh all'anno circa. Nel 2019 i consumi sono scesi a 766.000 kWh, quindi con un risparmio superiore al 17%. Stiamo parlando di dati bollette 2018, bollette sul 2019. A parità di potenze installate. L'unica variazione che c'è stata di potenza installata è stata solamente un chiller perché nel dicembre 2019 è stata messa in funzione questo chiller per la produzione di ghiaccio per una pista di pattinaggio. Quindi questi risparmi che sono stati ottenuti solamente perché abbiamo suggerito al cliente una serie di azioni, poi vedremo quali, e diciamo queste azioni sono state poi implementate dal nostro cliente. Allora, innanzitutto quello che dobbiamo dire è che non abbiamo installato un sistema di monitoraggio su tutti i pod di consegna dell'energia elettrica e nei pod per i quali abbiamo installato un sistema di monitoraggio, non tutte le linee sono state monitorate. Ma abbiamo sfruttato, diciamo, certe azioni che sono state individuate, poi abbiamo potuto anche suggerirle, farle implementare dal nostro cliente, anche sulle linee non monitorate o i pod non monitorati.
Infatti, se vediamo i consumi, i pod sui quali sono state inserite